Ciao a tutti, sono qui per darvi una buona notizia. Grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle, le barriere architettoniche del Conservatorio di Bologna potranno essere abbattute, rendendo così finalmente accessibile, anche a persone con disabilità, un luogo fondamentale per l'alta formazione musicale non solo di Bologna, dichiarata nel 2006 dall'UNESCO Città Creativa della Musica, ma dell'intera Emilia-Romagna. Un edificio che, pensate, ancora oggi, tra disattenzione della politica e vincoli burocratici, è precluso a chi ha difficoltà motorie. Ma nei giorni scorsi, grazie all'interlocuzione avuta con il Ministero, siamo riusciti a sbloccare la procedura per accedere ad un fondo nazionale di quasi 20 milioni di euro messo a disposizione proprio dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Fondi che fino a quel momento erano congelati e inaccessibili. La mia e la nostra attenzione su questa problematica è sempre stata massima e adesso, grazie al costante confronto con il sottosegretario Lorenzo Fioramonti e al suo collaboratore Dino Giarrusso, che ci tengo a ringraziare di cuore per la sensibilità, la disponibilità e la prontezza che ha messo nell'occuparsi e nel risolvere questa vicenda, finalmente il Conservatorio di Bologna potrà accedere ai finanziamenti necessari per rendere accessibili tutti i suoi locali e permettere così a docenti e studenti con disabilità, ma anche ad anziani o a mamme con il passeggino, di viverlo liberamente anche durante i numerosi eventi che si tengono all'interno della struttura. Si tratta di una piccola goccia in mezzo al mare, una battaglia di civiltà tra le tante che stiamo portando avanti in regione, e siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto questo risultato e di poterlo condividere con voi.